un premio speciale quello che è stato assegnato da Andieri a Fabio Volo, anzi al signor Fabio Bonetti, che non sei parente del musicista decantato da Dalla e una sua canzone. No, quello con che hanno andato a Berlino. No, siamo parenti. No. C'è anche un film con Alberto Sordi che si chiama Bonetti, sì. Fabio. Io da bambino lo guardavo solo per quello. Ti sei medesimato? Perché aveva il mio nome, sì. No, sono molto contento, più che altro dico la verità, perché ho avuto la scusa per venire qua, che non ero ancora venuto. Non conoscevi Estazzo? No, poi sono andato a vedermi la Madonna del Pardo. No. Ringrazio, io sono abito in quel paese là, a Monte. Perfetto, e quindi niente, spero che me ne diano altri verso novembre, che a me piacciono le zuppe. Avete dei premi più sull'autunno, più avanti col tempo, in primavera, insomma, in base alle belle stagioni, datemi qualcosa, io vengo. Va bene anche la farina, qualsiasi cosa, il tabacco, qua siete zona di tabacco, no? Senti Fabio, tra l'altro questo premio arriva nel giorno del centenario della radio, la tua carriera ha iniziato proprio... Sì, io ho la radio, che è la mia grande passione, che considero il mio lavoro, diciamo, perché tutte le mattine vado a fare questo programma da 22 anni ormai. Tutto il resto in più, diciamo, però la radio è il mio grande amore, ecco. Sì. Sei uno scrittore, attore, regista, autore. Lavorare, diceva mio papà. Guarda, pur di non lavorare, cosa ti lo diceva inventato? Goldoni, esatto. Nel descrivere il mestiere del giornalista. Pur di non lavorare, cosa ti sei inventato, esatto. Senti Fabio, poi sei anche doppiatore, sì. E so per la gioia dei bambini, ecco, sì. Soprattutto il personaggio... Sì. Po del Kung Fu Panda, sì. Lo fa anche in dialetto bresciano. No, allora, io ho questo accento che non ho mai perso. E quindi quando poi vado a Roma a doppiare questo film di animazione, poi mi dicono, bella, sei stato bravo, però mo la famo in italiano, mi dicono, perché ho tutte le strette, tutte le cose sbagliate. C'è un segreto nel Fabio Volo, scrittore, visto che sei lo scrittore che ha venduto più di tutti negli ultimi 10 anni. No, io non ho segreti, io... diciamo, io ho il cuore fanciullo, come diceva un poeta, e che dice: mio cuor monello giocondo che ride pur anche nel pianto, mio cuor bambino che tanto felice di esistere al mondo. Io, siccome sono grato tutti i giorni quando mi sveglio, perché sai che facciamo parte di un club dove facciamo parte tutti, dove a un certo punto ci sarà una mattina dove non ci sveglieremo, no? Per adesso questo club anche stamattina ha avuto i suoi, diciamo, soci. Noi non siamo in quel club, quindi ogni giorno quando non sei in quel club devi star bene, e quindi i problemi sono solo seccature finché non arrivano quelle cose serie. Allora, scrivere è importantissimo a prescindere dal fatto che poi uno pubblichi o non pubblichi, perché addirittura nelle comunità di recupero, per esempio, di problemi molto importanti, si usa la scrittura come cura, perché tu ti puoi dire delle bugie con la testa, ma se le scrivi le vedi, perlomeno sei cosciente che quelle sono bugie, perché la scrittura è proprio uno specchio dell'anima, e quindi tutti dovrebbero scrivere, il famoso diario la sera prima di andare a dormire. Ecco. Prima domanda, quando ti rivedremo in TV? In TV, boh, non lo so, non è... boh. Non lo so, ho anche delle riunioni, ma cerco sempre di non farla. Bene, allora salutiamo questo gnaro. Ciao, esatto, invitatemi alla vostra, vengo a lavorare da voi. Grazie.